Ai 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 ai. Ciao ragazzi. Capello, come state? Benvenuti nella serie dove imparo a fare cose. Era da tanto che non facevo un episodio di questa serie come si deve. Scusate i capelli, ma ormai sono fuori controllo. Nel video di oggi parliamo di casinò. Allora, un po' di tempo fa sono stato contattato da un ragazzo su Instagram che fa il croupier in un casinò, il quale mi ha proposto come sfida questa cosa qui. Avete visto che figata? Allora, io di queste cose non sono proprio capace, proprio zero. Lui mi ha mandato in privato su WeTransfer dei video per imparare determinate mosse da fare con le fish da poker. Quindi in questo video vedrete me alle prese con questi oggetti qui e proverò ad imparare tutte le cose che mi ha mandato questo ragazzo che fa il croupier di professione. Allora, la prima cosa che mi ha mandato è questa. Ciao Jack, allora, per imparare il trick che ti ho fatto vedere su Instagram, si inizia con tre gettoni e il primo in assoluto è un movimento di apertura di ogni trick, che è questo qua. Ok, questo credo di saperlo già fare perché lo faceva Lorenz tempo fa. Ecco, benissimo. Aspetta, è questo qua, vediamo. Ok, in teoria è questo qui. Tac. Aspetta, non lo faccio da una vita. Osti, era che si portava su, sì. Eccolo lì, ok. Ovviamente quando non è a fuoco. Metti a fuoco, pisello. Quindi è tac, tac, tac. Ok, su questo ci sono, vediamo. Questo ti permetterà di avere i gettoni poi in posizione per avere molto più grip sui due esterni. Perché spostando questo esterno all'interno. Ah, ok, figata. Quindi per arrivare alla combo finale devo prima imparare a fare questa cosa, perché poi mi darà il grip per poter alzare questi due e lasciare quello centrale qua. Ok, perfetto. Per ora mi sembra fattibile. Beh, questo mi sembrerebbe riuscirmi parecchio bene. Lo faceva Lorenz un casino di tempo fa e non l'avevo mai imparato, però avevo soltanto visto un po' la meccanica com'era. Quindi la prima mossa è andata, vediamo la seconda. Arrivo qua, lo porto indietro, prendo questi due, li porto su. Wow, figo! No, che figata! Portare questo indietro, alzo questi due, questo va sotto, il medio fa ruotare questo. Tac, tac, tac. Pesante questo. Oh, salvata. Cioè, una volta fatto questo, alzo, ruoto, faccio ruotare la fish e poi la reinserisco in mezzo alle altre. Sarà è difficilissimo questo. Ok, ha fatto il giro. Osti. Eccolo qua. E poi in mezzo di nuovo. Ostia. Appoggiarla sul mignolo secondo me è fondamentale per la riuscita del giro. Però mi blocco qua, mi fa male. Eccolo lì, figata! Ragazzi, guardate quello con tre fish, quanto veloce sono riuscito ad impararlo. Olè, tac, giro e rimetto dentro.
Puff. Dipende sempre da come metto le fiche all'inizio. Cioè, avete visto che roba? Tac, 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 giro, voilà. Ci ho messo più o meno mezz'oretta ad impararlo così veloce. Adesso devo riuscire a fare quella roba con 4. Adesso si passa i 4 gettoni per fare il butterfly. Il butterfly, in poche parole, si fa lo stesso movimento che ho fatto vedere nel secondo video. Si portano i gettoni in questa posizione. Il mignolo, aiutato dal medio, va a pinzare i gettoni insieme all'anulare. Il medio fa questo movimento qua. E mentre fa questo movimento, il mignolo e il pollice si avvicinano e avvicinano i gettoni. Ti troverai in questa posizione in cui i gettoni si toccano e le dita tengono i gettoni in questa maniera. Il medio in questo caso va a pinzare il gettone più interno sotto con il retro del dito, sollievi col pollice, abbassi col mignolo e apri tutte le dita. Il movimento principale lo fa il medio. Per richiudere, col medio torni indietro, abbassi mignolo e pollice che si avvicinano e ci chiudono così. Vabbè. Sì, ciao, questo è impossibile. Cacchio, questo starò qua 3 ore. Secondo me con quelle blu viene meglio. La sensazione di colori, no? No, scherzavo, forse con le rosse. Ok, mi spaccherò di 4 gettoni per ora. Si alzano 2 e già qua io mi incarto perché questo, cioè questi 2 devono arrivare qua. Poi questi si avvicinano. Il nervoso. Penso che per questo mi ci vorrà un po'. Penso di avere un problema. Cioè, tra queste 2 non ci sta. Devo arrivare così alla fine. Cioè, poi anche 2 qua e poi anche 2 qua. Ok, questo deve essere. Questo è il risultato finale. Però credo di avere un problema. Non riesco a farlo. Sono qua da un casino di tempo e non riesco. Cioè, faccio la prima. Allora, faccio questa, alzo le 2, prendo, metto il medio in mezzo e questo medio non riesce a portare indietro questa qui. Questo qui dovrebbe andare indietro, capite? Deve arrivare lì. Non ce la faccio, non ce la faccio, vi giuro. Buongiorno ragazzi, giorno numero 2. Allora, ieri mi sono abbastanza spaccato le dita e ho notato un problema principale, ovvero quando devo poi aprire per fare la fioritura, quindi la figata, la cosa che ho notato è che il mio medio non riesce a fare grip su questa moneta, su questa fish qua dietro, e di conseguenza non riesco a tirarla indietro. Questa sì. Ok, questa qua sì, ma questa qua in basso no. Anche perché ho notato un'altra cosa: se una moneta deve finire così e l'altra deve finire così, io faccio stra iper fatica. Non c'è spazio tra le mie dita. Ok, c'è proprio zero spazio. Dovrei finire così. Arrivo così massimo perché mi fa stra male. Quindi ho deciso di provare con delle monete più piccole per ora e userò i barbers. Che ricominci l'allenamento. Ok, primo tentativo con i barbers. Eccolo. Vedi che porta fortuna. Afrojack porta fortuna. Eccolo. Ci stava per arrivare, cacchio. Olè, la prima volta che mi riesce, però è veramente brutto da vedere. Eye of the Tiger, basta. Eccolo qua. Fatta, ce l'ho fatta a farlo a 4, perfetto. Devo imparare a chiuderlo e poi si può passare allo step finale che sarà quello a 5.
Ole. Bam, 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 bam. Uno, due, tre e quattro. È stato difficile, però credo che questa sia la dimensione adatta alle mie dita, perché ho riprovato a farlo anche con le fish. Non ce la faccio a portare indietro questa qua. Proprio zero, mi fa malissimo. Tutorial, scusa se sono un po', non ho l'abitudine di parlare davanti alla telecamera. Divertiti, allenati, provaci, non vedo l'ora di vedere il video e soprattutto occhio ai campi e alle dita che arrivano di sicuro. Ciao. Ok, sembra abbastanza tosto, quindi ho 5 monete, sto usando i Liberty perché i Barbers non trovo il quinto, non so dov'è, forse l'ho perso. Cacchio, con 5 è anche difficile tenerli in mano però. Porca miseria, che male. Ce la faccio. Ok, sono arrivato qua con 5 e 2 sul mignolo. Adesso mi sto incazzando, quindi finché non ce la faccio sto qua. Adesso mi chiudo qua fin quando non riesco. Raga, si muore di caldo, non ce la faccio più. Sono qua da più o meno un'ora e mezza circa e riesco a fare tutto. L'unica cosa che non riesco a fare, ma questo penso sia una cosa perché non sono portato io per questa cosa qua. Apro, ok, mi rimangono le 2 monete qui. Ecco, da qua in poi io non ce la faccio. Cioè, devo avvicinarmi, ok, e prendere quella sopra o quella sotto, non mi ricordo, forse quella sotto. Merda, vedi? Cioè, a me basta farlo una volta e sono soddisfatto. Cioè, io ero già soddisfatto di quello con 4 monete. Riuscire a fare quello a 5 per me vuol dire essere proprio fuori di testa. Quindi lo faccio una volta e poi basta. Mi accontento così perché sennò sto qua tutta la vita. Tac, tac. Apro. Merda. Mancava una mossa, manca solo una mossa. Ti prego, almeno una volta mi deve riuscire, poi basta. Sì! Bruttissimo, però ce l'ho fatta. È brutto, era brutto da vedere. Ostia, ce l'ho fatta, ok, però devo farcela che si veda bene, cioè insomma una roba decente da vedere. Ok, io mi accontento di questo, basta. Non ce la faccio più. Sono felice, sono contento di avercela fatta. La mia sfida praticamente l'ho vinta quando ho imparato a fare questa cosa qua. Quando ho imparato a fare questo io ero già super soddisfatto. Quindi grazie per aver visto il video. Ho la mano rotta, voi non potete capire, mi fa malissimo la mano. Sono state praticamente in totale circa 3-4 ore di intensivo proprio. E sono strafiero di aver imparato quella a 4. Cioè, è bellissimo. Cioè, è troppo bello. Fa troppo VIP, fa troppo poker. Quindi ringrazio tantissimo Andrea Ferraro per avermi insegnato questa cosa. Andate a seguire il suo Instagram, è veramente, veramente un grande. Io vado assolutamente a farmi una bella scrocchiata di dita. Se volete vedere gli altri video della serie dove imparo a fare cose, vi lascio la playlist qua sopra. Se volete acquistare queste fish per imparare anche voi questi trick, se avete le mani un po' più grandi delle mie, o se volete acquistare delle monete per far magia, vi lascio tutti quanti i link in descrizione da Amazon. Io vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!